Ciao a tutti, nuova puntata, diciamo l'ultima che è dedicata, se riesco a starci dentro nei tempi, alla presentazione degli YouTuber, quindi andiamo direttamente al foglio elettronico di presentazione. Volta scorsa l'ultima era stata la dottoressa Gnavi, oggi parliamo di le fonti TV. Fonti TV è una sorta di web TV di televisione dedicata essenzialmente a economia e finanza. Ha comunque una discreta parte anche di politica, è in italiano, è presentata da 2-3 signorine molto molto ben preparate, ha ottenuto 5 milioni e mezzo di visualizzazioni, è nata nel 2017, quindi diciamo anche lei ha i suoi quasi 6 anni, ha 37.200 iscritti e ha pubblicato 3.296 video, che la porta in prima posizione, anzi in seconda posizione dopo TED, come numero di video pubblicati, perché Fonti TV praticamente pubblica diverse volte nella settimana, a seconda di quando ci sono degli eventi particolari, e quindi come tali va a rappresentare. E poi ci abbiamo Inglourious Blockbuster. Che cos'è? È praticamente il buon Alberto Forchielli insieme a Fabio Cacciavillani che vi parlano di economia e politica. È un canale che a me piace molto, anche perché ambedue mi sono simpatici. Diciamo che Fabio Cacciavillani è molto più sul tema formativo, tra virgolette, e Forchielli un po' più romagnolo, con la simpatia dei romagnoli. Forchielli, non so se lo sapete, è il presidente di un fondo, mi pare che si chiami Mandarin Group, qualcosa del genere, e che quindi investe nel mondo. I loro video sono in italiano, anche se spesso Forchielli si trova in America piuttosto che in Cina, piuttosto che invece Fabio Cacciavillani, che alle volte in Oman, perché si occupa ancora oggi di roba di questo genere. Hanno realizzato 2.200.000 visualizzazioni, sono nati praticamente 5 anni fa, 4 anni fa. Hanno 12.600 iscritti, hanno pubblicato 591 video, ma vi assicuro che vale veramente la pena di seguirli. Perché vi dico questo? Perché ci sono stati soprattutto alcuni video con dei, diciamo così, dei loro amici che hanno presentato delle cose che secondo me in televisione non le vedremo mai, e che sono decisamente interessanti non solo come cultura generale, ma anche e soprattutto per riuscire in qualche modo a inquadrare meglio il mondo che ci circonda. Pensavo di riuscire a farli tutti, non ci riesco, mi faccio ancora Andrea Cartisano. Da un certo punto di vista è una new entry, nel senso che anche lui si occupa di finanza, italiano, è ligure, ha poche visualizzazioni rispetto alle altre che abbiamo visto fino adesso, ma al di là della data di iscrizione a YouTube che era nel 2009, praticamente è da pochi mesi che è ripartito, nel senso che prima non seguiva il canale, però diciamo che la data di iscrizione è 2009, ma la vera data di partenza è fine 2022, mi sembra. Ed è per questo che ha una numerica relativamente bassa di visualizzazioni, così come di numero di iscritti, perché ne ha 2.390. Però vi assicuro che è uno che si dà un grande da fare sul tema dei video, 295 visualizzazioni, praticamente siamo a marzo, le ha fatte tutte negli ultimi 3 mesi, quindi tantissimi interventi e una bella volontà di fare formazione a una sorta di squadra di gente che fa trader, lui è un trader, e
secondo me c'è tanto da imparare, soprattutto in quello che viene chiamata l'analisi tecnica. Come vi dicevo, purtroppo sono andato lungo, ne abbiamo ancora due, i camperisti, li ho scritto tipo Balini, ve li racconterò tutti nella prossima puntata. Ciao.